Ecco Giuda. Qua non è buono, qua non è buono. Che fa, che fa? Mamma mia. Porca miseria. Oddio che scalino. Ciao, bentornato sul canale. In questo video ti porto in uno dei passi più sconosciuti e meno frequentati delle Alpi. Sto parlando del passo Dordona. Sin da quando ho preso la moto, questo era uno dei passi che mi spaventava farlo in fuoristrada. Tuttavia adesso, dopo quasi 3 anni che guido la moto, ho deciso di affrontarlo, naturalmente con un minimo di esperienza che mi sono fatto in off-road e a cavallo della Tiger 900 Rally Pro. La traccia, come sempre, la trovate qui sotto, scaricabile gratuitamente in descrizione. E ora trasportiamoci nelle valli bergamasche. Vamos! Ciao ragazzi, bentornati, mi trovo in mezzo alle valli bergamasche, sono da solo ma in ottima compagnia, perché guardate qui dietro di me cosa c'è: la Triumph Tiger 900 Rally Pro. Non sto a dirvi tutte le sue caratteristiche perché le potrete sicuramente trovare in altre migliaia di video su YouTube. L'ho guidata per 2 ore e mezza in autostrada per venire fino a qua, perché oggi vi porto in un passo che probabilmente è l'ultimo passo sterrato del nord-est, il passo Dordona. Adesso vi porto con me sul casco, arriviamo fino al comune di Foppolo, prendiamo il permesso per fare questo passo e poi arriviamo su e vediamo un po' come si comporta in off-road. Una volta arrivati su ci sono delle cose molto interessanti da vedere. Sì, perché è incredibile ma vero, la guerra è arrivata anche in queste valli fluviali ripide ed aspre, e c'era la linea Cadorna, cioè una linea di difesa verso gli stati del nord da parte del Regno d'Italia. Comunque ve ne parlerò più estensivamente più avanti. Adesso salgo in sella alla Tigre, l'ho ottenuta finora in mappa stradale a 6 mappe, la proverò nella mappa off-road che, da quello che so io, disattiva l'ABS al posteriore e lo tiene all'anteriore, perché poi a diverse mappe off-road c'è anche quella esperto che disattiva tutto, anche l'ABS all'anteriore. Io ovviamente non la terrò con tutto i controlli disattivati perché è la prima volta che la guido, la prima volta in off-road, vedo come si comporta, però sono proprio curioso anche di vedere cosa c'è sopra perché mi sembra un posto bello selvaggio. Eccoci qua ragazzi, allora siamo a 18 km dal passo Dordona, ma devo prima andare a prendere il permesso, comprare un permesso che credo costi 3 euro in un paese alla base del passo che si chiama Foppolo, e poi possiamo inerpicarci. Finora ho guidato questa Triumph praticamente in autostrada e sulle statali. Quello che mi ha stupito moltissimo è stata innanzitutto la protezione aerodinamica, perché questo cupolino qua davanti può essere regolabile in 6 posizioni, io adesso ce l'ho nella posizione più alta, e in autostrada ho provato a 130, ho alzato la visiera del casco, tenevo gli occhi aperti tranquillo, non c'era pochissimo vento, quindi era completamente protetto. Poi questa è la versione completamente accessoriata, quindi è il quick shift, non serve appunto la frizione per aumentare o scalare le marce. Una cosa che io non sapevo del quick shift è che per aumentare le marce comunque devi dar gas, se tu non dai gas non riesci ad aumentare la marcia, puoi solo scalarla. Invece a me a volte magari ero in discesa e aumentavo la marcia, no, per far scendere e girare il motore. Lo puoi fare ma devi tirare la frizione, questa è una cosa che non sapevo. Tra l'altro la mia prima volta in assoluto, avevo provato la 1200 sempre Triumph Tiger, vi lascio qua sopra il video, alla Hot Adventure Fest, ma per pochissimo tempo. La mia prima volta con una 3 cilindri. La cosa che noto moltissimo rispetto alla bicilindrica, almeno quello che ho guidato io, è che il motore è sempre pronto, nel senso che tipo mi capita di essere come magari adesso, sai, a 60 all'ora o 70 all'ora in sesta, se do gas la moto riprende quasi subito, non è che ti muore, quindi ha una bella, insomma, credo che si dica bella coppia ai bassi, termine tecnico, se non è quello scusatemi, ma comunque avete capito, anche se siete con marce alte a basse velocità date gas, lei riparte subito. Non so se è un comportamento dovuto a questa moto nello specifico o al fatto che sia un 3 cilindri, comunque è una roba che non avevo notato sulle bicilindriche. Comunque un po' devi scalarli in marcia se sei a marce alte, a bassi giri, a bassa velocità, per avere la ripresa. Questi sono posti fantastici e mi dà proprio l'idea che fino al secolo scorso, in cui le strade non erano così buone come adesso, erano completamente isolati, perché sono valli prettamente fluviali
quindi molto strette e molto ripide. Il posto per antropizzare pochissimo. Guarda che cascata fantastica. E anche pochissimo il posto per coltivare. Tra l'altro prima ero nella Val Brembana, che costeggia il fiume Brembo appunto, che non so se vi suona familiare, ma probabilmente sì, che è dei dischi Brembo, no? Si fa tutto in queste zone. Altra cosa che mi è piaciuta molto della moto è la facilità di impostare il riding mode nel menu, entrare nel menu e cambiare le varie configurazioni. È molto intuitivo, non bisogna farsi o guardarsi un tutorial per imparare. Quindi ho impostato subito la modalità di guida, ho azzerato il conto a chilometri, ho impostato il cruise control in autostrada, si raggiungono facilmente il clacson, che è molto importante, le frecce, quindi non è assolutamente complicato. Senti come sale in terza, guarda quanto ce n'è ancora. Il motore è veramente infinito, ha proprio un allungo enorme, no? In terza stava salendo a 90 e ancora ne aveva, quindi sta cosa è molto divertente effettivamente. Poi nelle curve il quick shift aiuta. Ok, sono a Foppolo e le montagne non promettono bene. Direi che in quota decisamente non ci sono bei segni, quindi prima scendiamo dal passo, meglio, rifugio Dordona, e qua si va verso il passo Dordona. Guarda qua che palazzo enorme hanno costruito. Si sale da qua. Mamma mia che obbrobrio di struttura. Ma cos'è? Me la compili il nome e cognome, il tipo di macchina e la targa, e qua è il suo. Benone. Ok, top, permesso fatto. Vecchietto simpatico, mi ha detto che qua hanno fatto una volta un evento con le Tiger, con le Triumph. Sono venuti da Bologna il 10 maggio, si è messo a nevicare e hanno fatto 15 cm di neve e hanno dovuto aspettare su non so quante ore a scendere. Bene, oggi non credo nevichi, ma massimo prendo un po' d'acqua. Ok Tigre, andiamo. Questa è l'antenata di quella che ha portato Ted Simon in giro per il mondo. Una Triumph Tiger, chiaramente mi sembra fosse un 300 di cilindrata, una cosa del genere. Va bene, il brutto tempo fa parte anche quello dell'avventura. Guarda che struttura pazzesca. Ok, qua cemento. Allora, lì all'albergo eravamo a 1600 e adesso si continua a salire, infatti c'è un bel po' di freschetto. Non credo che sia così alto il passo, e siamo già a 1600, credo che il passo sia intorno ai 2000, ma diventerà sterrato. Ah, eccola, ho fatto in tempo a dirlo. Eccoci qua, sterrato. Buono. Bella larga la strada, ma per ora top, pensavo molto peggio da sterrato. Anzi, proprio da mettersi seduti. Ah, qua già un pochino peggiora perché sono sassoni smossi. Ho incontrato uno a un ristorante in cui mi sono fermato per ricaricare il telefono. Non avevano le prese USB, questo qua mi ha fatto il piacere di metterlo nel suo furgone. E quando mi ha visto ripartire mi ha detto, come dico sempre, se sei incerto, tieni aperto. Qua hanno cementato a simbolo che proprio le strade sterrate stanno completamente scomparendo. Questa cementazione qua è nuovissima. Peccato, ma perché non si tengono un po' di strade sterrate? Preservano il territorio. Secondo me in Val d'Orcia hanno fatto la scelta, secondo me giustissima, di tenere per preservare la bellezza paesaggistica le strade sterrate. Ed è quello anche il bello della Val d'Orcia. Si creano manifestazioni sia in moto sia all'eroica, che è proprio sulle strade bianche. Cioè il bello di fare l'eroica è che lo fai sulle strade bianche. L'eroica in bici, dico, che l'eroica originale è in bici. Dopo hanno aggiunto quella in moto. Mamma mia. No good qua. Madre de Dios. Brutti, madonna che smosso. Porca miseria. Ma come cacchio mi è venuto in mente venire qua? Mamma mia, era smosso di brutto, eh. Sassaiola, quella che sarà prefigurata come una strada bianca, diventata bastarda. Ah. Mi mancava un po' sudare su sterrato. Devastata la strada, non è sterrata, è devastata. Madre di Dios, che sudata.
Ah, paesaggio fantastico comunque, eh? Oddio che scalino. Mamma mia. Porca miseria. Dai tigre, dai tigre. Buono, 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 buono. Fa leggermente migliora. Sempre alta la concentrazione. Scorrettoio. Mamma mia che spettacolo di paesaggio. Te la posso dare però, eh? Top. Qua veramente se sei incerto tieni aperto. Probabilmente anche le ultime piogge l'hanno devastato di più, eh? Eccolo lì il passo, era proprio breve il pezzo. Breve ma intenso, diciamo. Che bello. Spettacolo. Ah, qua c'è. Quindi contrario si fa qua in questi casi, cioè peso dietro. E là, ci siamo baby. Io non faccio mai foto davanti ai cartelli, ma qua ci vuole perché mi ha fatto sudare. Madre de Dios. Bello, bello. Molto bello. Instabile. Muy bien. Adesso si scende la parte di là e da quello che avevo letto la parte di qua è più tranquilla ed è meglio farla in discesa. Coraggio il rifugio d'Ordona. Bellissimo. Ragazzi, incredibile ma vero, anche in questo posto selvaggio ci sono delle trincee rimasugli di guerra, fanno parte del sistema difensivo italiano alla frontiera nord. Sto parlando quindi di una serie di sistemi difensivi posti a proteggere l'Italia da una possibile invasione del nord e proteggere i suoi poli industriali principali, Brescia, Milano e Torino. Infatti ovviamente sin dal 1862, dalla nascita del Regno d'Italia, si pensò appunto di difendere i confini del regno approntando questo sistema di difese. Lo sviluppo durò 20 anni, si iniziò nel 1899 e si finì nel 1918. Perché proprio nel 1918? Beh, perché scoppiò la guerra, appunto. Parliamo di un sistema molto esteso, 72 km di trincee, 400 km di strade, 300 km di mulattiere. Il tutto però mai utilizzato. Adesso proviamo a entrare qua dentro a vedere cosa c'è. Qua ci sono tutte le strade che portavano le trincee qui dietro. Adesso vediamo cosa trovo. Non credo di trovare granché perché sinceramente sono entrato in centinaia di buchi nella roccia e anche dove hanno combattuto ormai non si trova più nulla. Però è sempre interessante vedere. Diamo un'occhiata. Qua c'è anche un impianto elettrico. Vincoli, postazione artiglieria giù, scale qua. Si sbuca nella trincea. Guarda come si vedeva da qua la valle, era tutto sotto controllo. Più che altro servivano a ripari, più che a... che per scopi tattici. Soprattutto regola numero uno quando entri in una trincea, giù la testa. Bueno, ora risalgo sulla Tigre e riscendiamo giù. Da quello che ho letto dovrebbe essere un po' pochino più tranquilla la discesa. Scendo giù, poi faccio il passo dell'aprica, il tonale e me ne torno a casa. Vediamo cosa ci riserva il percorso, perché questa parte qua, chiaramente la valle, fino al passo dell'aprica non l'ho mai fatta. Punta il sole qua e là, quindi adesso ancora un po' di off-road e poi alla fine del video, ragazzi, vi dico come si comporta questa moto e le mie impressioni generali, positive, negative e quello che ho notato, insomma. Sto mettendo al brutto e quindi noi ce ne torniamo giù. Nella serie che non bisogna mai chiedere, mi hai chiesto a due, io ho detto com'è scendere, meglio o peggio che salire? Ho detto no, è peggio,
Ah, ottimo. Fa piacere, io sapevo che era meglio. Vediamo, dai. Il diavolo non è mai così brutto come lo dipingono. I draghi sono sempre più piccoli di quello che sembrano. Guarda dove vado a impestarmi. Mi dice riserva, c'è qualcosa che non va. Strano, mi dica riserva. C'è il pieno. No, adesso ho ripreso. Ci mette un po' a capire che c'è il pieno. Va bene, allora meglio non è. Quindi c'erano ragione quelli con la moto. Facciamo passare a questi, se no. Ciao. Prego, prego. Grazie. Ci mancherebbe? Siccome hanno la mountain bike muscolare, stanno ancora più simpatici. Stanno simpatici sempre a me i ciclisti. Allora, mamma mia che devastation. È cementata, è minuscolo il tratto sterrato. Passo sterrato per modo di dire, cioè sarà in tutto quanto. Ah no, aspetta che... I have spoken too fast. Aspetta che ho parlato troppo presto, fratello. Canaline, olè. Mamma mia che sospensioni, ragazzi. Fantastico. Adesso lì c'è un pezzettino in salita. Ok, qua bisogna dare gas. C'è un cazzo da fa... Oh mamma mia, qua non è buono. Qua non è buono, qua non è buono. Che fa, che fa? Mamma mia. Cosa lampeggia? Non so cosa ha iniziato a lampeggiare, ma... mi ha perso potenza. Sto lampeggiando tutto, non so che cacchio è. TC, cos'è? Traction control. Ma non è disattivato il traction control? Ah, ma in modalità strada. Porca miseria. Com'è che è in modalità strada? Porco Giuda. Cacchio, sentivo che non mi dava... che non mi dava potenza perché era entrato il traction control. È tornato praticamente quando l'ho spenta in modalità strada, stradale. E quindi non dando gas entrava il traction control e non reagiva al gas. Meno male che non mi sono fermato, perché sennò questo lì era bruttino, fermarsi in salita. Ok, probabilmente per un sistema di sicurezza, quando inserisci una modalità drive in cui disinserisci l'ABS, cioè in cui l'ABS è disinserito, quando la riaccendi ti metto una modalità in cui l'ABS è inserito, così se tu per caso te lo dimentichi, l'ABS è sempre inserito di default. Per disattivarlo devi proprio fare un'azione voluta. Io ho abituato col Transalp che non si accende mai nulla. Comunque è vero, la moto va ovunque, sei tu che devi sapercela portare, non è che la moto non passa, la moto passa. Ma guarda che montagne, proprio asprissime. No, qua è non asfalto, volevo dire, è cemento. Altro pezzettino di off. Cogiuda, perso un attimo l'anteriore. Mamma mia com'è nero il meteo lassù. Cielo drammatico si direbbe. Meglio scendere a quote più basse, perché quando le nuvole sono così a 2000 metri non è tanto la pioggia ma il rischio fulmini, quello è il rischio maggiore in montagna. Pioggia la prendi, ti asciughi, ma quelle quote prendi un fulmine e non la racconti. Ciao. Eh? Arrivare. Ah, non lo so, è la prima volta che lo faccio. Però suppongo poco. Sei stanchi? No, è la moto. Che è successo? Che è successo? Cosa è successo? Boh, attuatore. Ah, un grande classico. Beh, siete fuori dalle rogne, perché se rimanevate piantati su che... No, ci siamo piantati su in cima. Su in cima. Ah, lei siete venuti su in discesa? Spinto. Minchia, rispetto. Grande. Siete comunque fuori dalle rogne. Stai bloccati su con i fulmini, non è il massimo. Quello sì. Ah. Non so qua fino a che ora si può venire. Ah, ascolta, se devi recuperare un mezzo, io me ne fregherei dell'orario. È la grande rogna di sta moto, purtroppo. L'ho appena cambiata. Fa parte dell'avventura. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao. Ah, mi dispiace, però quella è una classica rogna del 990, l'avevo letto anch'io. E come sempre va tenuta alta la concentrazione, perché uno si deconcentra poi quando pensa di essere arrivato ed è lì che cadi. Bella battuta. E eccoci qua giù, si arriva in valle. Quando si fanno questi passi difficili si ha sempre, almeno io ho sempre la sensazione tornando in valle, come di tornare al sicuro, no? Come prima i viandanti che
rischiavano letteralmente, non come io che al massimo rischio di far cadere la moto, ma rischiavano letteralmente la vita, e poi andavano in valle che era veramente un porto sicuro. Eccomi qua, arrivato a Fondovalle, sano e salvo. So che vi starete chiedendo, ma che gomme monta su? Sono le Metzler Karoo 3, non le avevo mai usate, mi sono trovato molto bene, sia su asfalto, ci ho fatto 2 ore e mezza di autostrada, che su sterrato, come avete visto sul passo. Non vi sto naturalmente ad elencare tutte le caratteristiche della Tiger, perché le trovate in 1000 altri video più tecnici, in cui vi spiegano peso, potenza, newton e tutte le robe varie. Vi dico solo che pesa 200 kg, ha 95 cavalli, ha la forcella a steli rovesciati, come vi ho detto 6 riding mod, e quello che io ho notato di più, che mi è piaciuto di più, sono queste cose qua. Allora, prima cosa, protezione aerodinamica perfetta, cupolino alzabile in 6 posizioni, fantastico. In autostrada tenevo sulla visiera del casco, ho fatto la prova per 5 minuti, sembrava proprio che l'avessi giù, quindi proteggeva completamente, il flusso d'aria mi sorpassava, io sono alto 1,80. Seconda cosa che mi piace il motore, che anche se sei in sesta o in quinta a 60-70 km orari, lui riprende sempre e sembra che non finisca mai, quindi è proprio, cioè, questo lungo infinito del 3 cilindri. Una cosa che mi dà leggermente fastidio, che ero abituato ai bicilindrici, è che comunque è sempre un po' su di giri, mi sembra, sempre, anche quando scendevo giù dallo sterrato, lei è sempre un po' su di giri, vuole andare, non vuole stare troppo ferma, quindi è una cosa a cui devo un po' abituarmi. Poi terza cosa che mi è piaciuta moltissimo è la posizione di guida, sto veramente comodo, le pedane sono alla giusta posizione e quindi proprio ho le gambe belle distese e non me le sono sentite rattrappite per niente. Se volete anche voi fare l'avventura del Passo d'Ordona, io vi consiglio di non farlo assolutamente se è la prima esperienza in off-road con una moto pesante, perché come avete visto ci sono sassi grandi e bello smosso, quindi vi consiglio di fare strade un po' più tranquille per imparare un minimo di off. Io non sono assolutamente esperto, però un minimo di off-road l'ho fatto e vi consiglio, ecco, di fare un minimo di pratica prima di fare questa strada qua. Dopodiché trovate la traccia GPX scaricabile come sempre gratuitamente in descrizione, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video nei commenti e presto vi porterà in altre avventure con lei. Ce l'ho per un mese, quindi la userò estensivamente. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, ciao!